L'ingegnere chimico si occupa di progettare, realizzare e condurre tutti i processi di trasformazione della materia e dell'energia, a partire dalle materie prime fino ad ottenere qualsiasi tipo di prodotto finito. In altre parole, si occupa di implementare su scala industriale tutti i processi che vengono studiati in laboratorio. Durante il corso di laurea, gli studenti acquisiscono competenze trasversali che permettono loro di trovare lavoro non solo in processi tipici della chimica di base e della petrolchimica, ma anche in settori fondamentali come l'industria alimentare, il cosmetico, il farmaceutico, le energie rinnovabili, biomateriali e la depurazione delle acque e trattamenti di rifiuti. La scelta di ingegneria chimica è stata dettata dal fatto che, durante il liceo, avessi dimostrato un particolare interesse verso le materie scientifiche come matematica, fisica e chimica, con una particolare attenzione verso quest'ultimo. Ma dato che non volevo rimanere troppo legato all'ambito della pura chimica, l'ingegneria chimica si è mostrata un ottimo compromesso che mi ha permesso di andare a studiare un ampio numero di ambiti diversi, come viene anche evidenziato nel corso di studi. Ho deciso di iscrivermi al corso di ingegneria chimica di processo dopo aver fatto uno stage presso l'Università di Genova al liceo e aver scoperto come l'ingegneria mi fornisse più una capacità di problem solving e quindi quasi una parte più applicativa che a me interessava particolarmente, e in generale ho compreso meglio come questa branca dell'ingegneria vada a studiare tutto ciò che è il processo che avviene dalla materia prima al prodotto finito, che mi ha sempre incuriosito e quindi mi ha convinto rispetto ad un corso forse di chimica pura più teorico a, diciamo, a fare questa scelta più applicativa o pratica ai miei occhi, e che mi ha permesso di fare esperienze formative come quella di andare a visitare una fabbrica a Novara nella quale ho osservato un vero processo in azione. Alcuni insegnamenti, oltre alla didattica frontale, prevedono visite presso impianti industriali. Altri corsi fanno da ponte tra l'università e il mondo del lavoro, in quanto fanno risolvere agli studenti casi concreti di problemi industriali, che vengono discussi in workshop con i docenti e rappresentanti delle aziende. Il nostro corso di studi registra una media di circa 20-30 studenti iscritti all'anno, e questo fattore ha molti vantaggi perché innanzitutto ti garantisce un rapporto con i professori molto più personale, che quindi ti seguono e ti aiutano nel tuo percorso in modo continuativo. E inoltre, se vogliamo, garantisce anche delle maggiori prospettive occupazionali, perché sicuramente sarai molto più visibile sulla vetrina del mondo del lavoro. A Genova il corso di studi in ingegneria chimica e di processo ha un corpo docente giovane che promuove i progetti di didattica innovativa, che è continuamente aggiornata grazie ai contatti con le Se sei interessato alla chimica e ad un suo approccio ingegneristico, se vuoi passare dal laboratorio ad un impianto industriale, allora il corso di laurea in ingegneria chimica e di processo è la scelta giusta.